Ma poi io voglio dire, no, cioè questi qua ogni giorno che devono andare al lavoro devono fare tutti i percorsi dei fagiolli perché è terribile. Di qua mi sa che sono arrivato, è il buco in cui sono arrivato prima, se non sbaglio, quindi questo mi porta qui che... Oh God. Credo che questa sia la strada che è normale, in cui però non c'erano co tante cose, quindi prendiamo questo Boeing. Sono i papà di Mello! No, i papà di Mello! C'è la razza di Mello! Valentina? Che cosa sto vedendo? È uscita dal giro il pollo, lei, che sto vedendo? Le condizioni di Re Nimbus stanno peggiorando. Mi sa che è colpa tua. Guarda, non faccio neanche. Non provo neanche a immaginare cose. È colpa tua. Questo significa che perderemo il nostro magnifico sovrano. Ma si dà il caso che lui abbia trovato il principe scomparso, soprannome il principe Mellow. Quindi è il principe. E non è Mellow lui, però. Vieni qui. Bene, bene. A quanto pare il nostro piccolo principe ha un leggero caso di panico da palcoscenico. Vogliate scusarmi? Andiamo, sbrigati. Cosa? Non riesci a passare? Come Ciccio? Che cazzo ha portato? Come fa a essere Mello? Oddio. Allora, Mello pensava di poter essere figlio di una rana, quindi effettivamente non vedo perché non potrebbe essere un corvo per loro. Bentornato, Principe Mello. Oddio, si è un po' riempito, Principe Mello. Sì? Cosa c'è, caro? Cosa mi stai chiedendo di... Oh cielo! Dici sul serio? Perché non so cosa dire. Povera me, ho preso una decisione. Su richiesta del principe diventerò la sua regina. E guarda un po' a volte. A volte le sinergie. Bene, questo è quanto. Tornate tutti alle vostre faccende. Guarda un po'. In grandi colpi di scena. Perché non ti sbrighi? Ma quindi posso... ok, Mello è comunque con noi. Ti rendi conto? Che coincidenza. C'è un principe con il mio stesso nome. Va bene. Non abbiamo niente di meglio da fare che rimanere qui con le mani in mano? Forza, andiamo a cercare le scheggia stelle rimanenti. Oh no. Non so se mettere Mello nel party. Il problema del party di Super Mario... Ah, pensavo fosse solamente una tenda. E intanto salviamo. Sì, molto volentieri, per piacere. È che Mario non posso cambiarlo. Peach è Lilla il più bella che ci sia. E Bowser è sia Tank... E se sia Damage Dealer e io non posso fare niente. Mello è simpatico, però e poi la sua autorità si ferma lì. Vuoi riposarti? Sono sicuro che sei qui per questo. Sì, 30 monete. Senti, voglio usare questo cuscino dei sogni per riposare? Sì, prova tutto una volta. Ho salvato. Ci sarà qualche side quest mistica. Che cazzo sto vedendo? Mario! L'ho tenuto segreto fino ad ora, ma in realtà sono un mostro! Ma era uno dei Spooky 3? Quelli della side quest della città mostro? Ma poi che cazzo è lui? No, povero, ma ti senti bene? Stavi sudando. Tieni, bevi questo e incaricati di quei cattivoni. È senza rossa. Immagino che questo sia un addio. Ma che cazzo era lui? Scusa, ma perché? Ma da quando lo conoscevamo? Perdonami. Dov'è Senza Rossa? Eccola. Previene attacchi per 3 turni in battaglia. Minghe, ma è fortissima. Mi chiedo perché le persone del mondo sottostante non ci visitino tanto giornalmente. Erca puttana, a vedere i fagioli come autostrade in cui che devi scalare, devi fare delle domande. Qua è un segreto per forza. Qua c'è per forza, me lo sento. Allora, la telecamera ha fatto cose, quindi ci deve essere qualcosa. Eccolo. Una moneta rana. E basta? Davvero? Salve, sto cercando qualcosa. Allora, sono tutti terribili qui. Superfungo, sciroppo d'acero. Ne ho bisogno, in realtà, perché non ne ho. Quindi ne prendiamo un paio. Stella shake, ne ho già due. Stato shake, non è un problema. Rinfrescante. Ho già Peach. Non mi frega. Mega guanti. Adesso c'ho solamente il pestello. Pestello. Cosa sta... Che armi sono queste, amici? Allora, ultra guanti ce l'abbiamo. Per Bowser, però. Mega guanti per Mario. Mi sa che sono tutte da comprare. Ventaglio per Peach. Ventaglio per Peach sicuramente. Mega guanti per Mario direi anche. Geno non lo usiamo, Mello non lo usiamo. E quindi mi sa che finisce qua. Potrei comunque...
usare Mellow per la trama, ma non ci voglio. Raghelana, cappalana, vestitolana. E intanto megaguanti aumenta di 10, perfetto. Mazza frusto è già quella che devo avere io. Ombrello, mettiamo ventaglio, aumenta di 10 anche questo, perfetto. Vestito mare, io non ho nulla di lana, mi sa. Quindi immagino che possano essere meglio. Bowser non viene contemplato qui, perché non è che adesso mi esca dal party, perché non sarebbe una cosa così bella. Ah, è solo meglio rispetto a quelli male, perfetto. Lavorerò per il Re Nimbus, ma un giorno, all'improvviso, Valentina mi ha licenziato. Guarda un po'. Questi sono letti, tra l'altro, mi fanno un sacco ridere. Hai visto il vulcano? No, ancora. Ragazzi, la traduzione però, io va bene in italiano e tutto, però dateci un minimo di quality control. È un lavoro incommiabile tradurre un gioco come Super Mario RPG, non è facile, però no ancora. No, please. Il vulcano si trova a est, mi piacerebbe proprio farmi un tuffo nel terme. Pensavo nella lava. Ah, ok, ci si arriva con le terme. Potevamo passeggiare nel castello liberamente, ma credo che ora sia meglio non insomma. Credo sia molto, in realtà, a questo punto. Ho tipo schiavizzato e sodomizzato. No, non era così pesante, te lo posso assicurare. Lei dice che lui, quindi deve essere così. Siete tutti delle cime, vedo, eh. Dovresti vedere il mondo in cui tratta il proprio Dodo. Che vita terribile deve vivere. Chi è Dodo? Perché il principe Mello ha scelto Valentina come sua regina? Chissà perché. È così timido, guarda come è cresciuto. Cazzo, ma... almeno uno qui dentro, non c'è tipo il grande puffo che capisce qualcosa di più. Ama le statue e gli uccelli, ne ha un sacco nel castello, perfetto. L'autobus reale, no? È un veicolo stravagante usato solo dal re. Ora è fermo perché il re si è ammalato, mi sa di minigioco questa cosa poi, eh. Mi sa che possiamo andare avanti. Sì, non c'è... ah no, c'è una casa, aspetta. Casa di Garro, come Garro? E quello sei tu. Sì, quello è il re Nimbus quando era solo un ragazzo. Ragazzi, sono uguali. Guarda un po'. Ma che? Tu chi sei? Ciao, il mio nome è Mellow. E questo è il mio amico, Mario. Mellow, sei veramente tu, ragazzo mio. È passato così tanto. Ah, lui è tipo il mentore da lui da piccolo, immagino. Sei diventato uno splendido principino. Sono veramente un principe? Eccolo, arriva il momento Mimic. In realtà non l'ho capito questo. Che sta succedendo? No, non l'ho capito. Capì? È buon per te, io no. Sei stato cresciuto... ah, mimava a lui, non a Mello, perfetto. Da Frog Fucius, sono più che sicuro. Tu sei, senza ombra di dubbio, il principe Mello. Mario, guardami, sono un principe. Ma lui è tristissimo di questa cosa, perché? Sapevo che Valentina stava tremando qualcosa, solo che non sapevo cosa. Questo significa che il re non è veramente gravemente malato, oppure sì, e ne sta approfittando. Saremo mia madre e mio padre. Non è incazzutissimo. E tu chi saresti? Non puoi mimare più così. Mi sa che dobbiamo entrare di nascosto. Aspetta, ho un'ottima idea. Venite qui, sei pronto? No, ancora aspetta, voglio vedere se posso salvare almeno. Anche perché c'è una scala lì, e quella scala mi sconfiffera. Perché dove porta quella scala? Ha qualcosa di trama che non possiamo ancora prendere, perfetto. Quindi salviamo nella locanda, paghiamo il conto e poi andiamo avanti di trama. Allora, grazie al cielo, rispetto a tipo tre conquesti in cui viene fatto passare come un colpo di scena vero, il fatto che tipo il cancelliere è il cattivo e il re effettivamente sta bene, nei primi con questo, poi negli ultimi fortunatamente è stato un po' cambiato, ma adesso lui è felice. Ma come? La statua è viva, rimani fermo per un po', ok, non ci vorrà molto. Stavo dicendo, non viene fatto passare per un colpo di scena, ma ci giocano sopra, il che è molto bello. E Pelesia? Sì, sono una statua. Non muoverti, sei una statua. Ah, quindi entriamo dentro perché la diamo al re, perfetto. Lei è Valentina. Io non so se si chiami Valentina anche in inglese, però ne dubito. Monsignore, l'ultimo ordine di Valentina direttamente a lei. Puoi entrare. Fermo, chi va là? Sono io. Non assomiglia per niente a Valentina. Oh, perché questa è una statua della nipote di Valentina. Mariotta. Mariottide. Ok, prosegui. Sono tutti deficienti qui comunque. Questo posto è completamente diverso da quello che mi aspettavo e la musica è incredibile. Non pensavo che saremmo riusciti a passare con quella storia. E invece, non esiste nessuno con il nome di Mariotta. Va bene. Oh, ora questa sì che è bella. La mia scintillante bellezza è rispecchiata alla perfezione. Solo tu riesci a creare cose così sbalorditive. Grazie, Sua Maestà. Ora mi ritirerò.
Fermo, cosa sarebbe questa cosa orribile? È il mio ultimo capolavoro, io l'ho creato appositamente per lei. Si intitola Il pianto dell'idraulico. Va bene, osservi i folti baffi che coprono il triste e innocente sorriso di un sempliciotto, ma va visto da vicino o da lontano, e le basette che evocano le sue radici da operaio, e le gambe ben definite, forti, le gambe del popolo. Le piace? Mi considero un appassionato d'arte e devo dire che è spettacolare. Garro, solo tu avessi potuto creare delle sculture di una così delicata bellezza e pura forza. Grazie, Sua Maestà. Ora mi ritirerò. Ok, adesso ti miniamo però. Spettacolare. Dodo, non stare seduto lì come un tonno. Come un tonno? Sbrigati e portali dentro. Dodo? Che è? Immaginavo fosse Mello. Cioè, fosse Mello. Quindi prima miniamo lui e poi lei. Pensavo fosse una boss fight di coppia in realtà. A lui non piace Valentina. Quindi mi sa che ci aiuterà. Credo. Credo che fossero beccate di odio quelle. Non credo fossero per sistemare le statue. Allora, vediamo se c'è qualcosa da prendere sulle statue, perché mi sa che è assolutamente possibile. A quanto pare no. Ma il mio party come è fatto? È normale, perfetto. Allora salviamo. Il mio party è differente. Dodo! Hai esposto le statue correttamente? Bene, ora lustrale fino a brillare come tributo alla mia bellezza. Ascoltami, sbrigati e assicurati che non ti becchi di nuovo a sconnecchiare. Oh no, devo fare la vela statuine. Letteralmente statuine. Dodo è di cattivo umore. Mantieni il tuo travestimento e salta per evitare di essere beccato. Tieni pronto perché sta arrivando. Oh no. Con che musica incredibile. Hello? Ma è fighissimo! Ma è meraviglioso! Ma è la cosa più bella che abbia mai visto! Goti subito! La storia soffre sul letico. Hai veramente detto questo? Se temporeggerai di nuovo, giuro che ti farò spennare e riempirò il mio cuscino con le tue piume. Chissà se potevo farlo no damage, cioè senza essere mai beccato. Adesso poi torno indietro. Si fa le domande, giustamente. Ah, forse devo farlo sempre. Forse non è andato avanti, è ricominciato. Quindi devo andare a memoria. Sì, decisamente. Che è successo? Ma no, ma avevo... Smetti di darmi fastidio. Sto saltando. No? Va bene, allora. Siamo full. Potrei usare il silenzio? Vediamo se funziona. Rotto il pad. Mi sa che non ho mai visto questa, eh. Perché è nuova. Mica quanti. Aiuto. Terrore, non credo di fare niente. Ma potrei avvelenarlo, forse? No, gli è fatto tanto ma... Non l'ho avvelenato, invece. Peach, non morì. Aiuto. Con Peach mi devo difendere. Spoiler. Vedrei di fare super salto a questo punto. 1, 2, 3. Che schifo, perché... Ok, gli faccio tanto danno e il veleno è bellissimo. Onde silenzio, mi sa che non è andato perché era silenziato. Sai che potrebbe essere davvero questo? E riproviamo il super salto, scusami, perché ha fatto così schifo? 9, 10. Ha fatto 10, più di... Non so, non riesco a capire come fare il super salto, onestamente. Multicolpo. Ok, adesso ci curiamo di gruppo. Perfetto. E proviamo super fiamma. Magari gli faccio danno. Decisamente sì. Ok, è la cosa migliore per adesso. No. Ma è una minchiata. Mi sa che non contava davvero come boss della zona, però.
Ok, non siamo più statue. Risalviamo. E sono nemici normali, perfetti. Però questi qua li abbiamo già visti, quindi io non vorrei. Qua c'è è l'ingresso del castello. Ci sono dei tipi timidi verdi. Jawful sta dormendo. C'è un incubo dei bastoni di Pandemonium e un tipo timido verde. Fionda timido, Orbison e Jawful. Allora, siccome non posso fare un cazzo, io mi difendo. Mega recupera. La madonna. Ok, devo sottarli loro. Gli ho fatto... ma sono delle merdine. Ma sono dei minchioni. Aiuto che schiaffo, Peach. Cioè, sono delle pippe. Tutti. Anche Jawful. Va bene. No, perché non posso... Perché no? Che è successo? Dimmi che non si è pagato tutto. Aspetta, perché non potevo andare avanti? Hanno un'altissima difesa però. Ok, quindi mi sa che c'è... ecco perché non potevo andare avanti. C'è il ventilatore. Ma mi sa che di qua allora è trama però, scusami. No? Vabbè, questo è un mostro. Quanti cazzo sono? Vabbè, ho capito che ti devo dire. Vabbè, sono più facili loro. Ma Peach toglie un botto col ventaglio. Allora, qua abbiamo un fiore. Molto bello il fiore. Qua c'è un tipo timido molto confuso. Ma non posso arrivarci lì. Quindi mi sa che ci si arriva da un'altra parte. Spero, perché altrimenti abbiamo preso per sempre. Non ho avuto neanche il tempo di vivere, però, amici. Allora, vediamo se... Ok, sono dove penso di essere, il che è ottimo. Di qua dove vado? Di qua salvo. Di qua mi sa che non posso andare mai. Questi sono nemici. Girandola e Mackle. Mackle l'abbiamo già incontrato, se non sbaglio. Ok, sono delle pippe. Sono tutte delle pippe qui dentro, non so se si è voluto. Perché letteralmente non vanno giù con due colpi. Infatti hanno pochissima expa anche. Ma qua non posso... sì che posso. Fanno malino se non li paro. È vero, però... Cioè, danno 8 punti esperienza. Cioè, una roba... miserrima. L'avevo visto. Ci curiamo, per l'amor del cielo. Non serviva. Di qua mi sa che si va avanti, però. Ho questo... sei bravo. Ho questo sentore. Cosa fa l'energy shake, comunque, scusami? Aumenta la forza dei compagni in battaglia. Ma io sono pieno. Io sono pienissimo. Allora, uno stato shake mi sa che lo doppiamo. Kero Kero Cola ne ho tante. E senza rossa può essere molto buona. Però, onestamente... No, non è vero. E senza rossa, con tipo il boss segreto, è follia. Se devo buttarne uno, mi sa che butto uno stella shake. Perché... Non so se in battaglia però possa usarlo il Kero Kero Cola. Pillola fiore a questo punto la usiamo, perché è uno slot meno in inventario. È un po' sprecata, me ne rendo conto, però... questi funghi... Io non so. L'acqua pura... No, vabbè, anche l'acqua pura, dai. Tanto non la usiamo l'acqua pura. Sei sicuro che l'acqua è pura? Che c'è qui? E voi siete dei nemici incredibili, però. Siete gli shopkeeper. Sciamano. Bisciotto con Mario, sì, perfetto. Questo posto è molto labirintico, comunque. Perché non so quale sia il mio obiettivo. Ci sono un sacco di porte che non... E improvvisamente meno labirintico. Ok, erano due vie uniche. Ninna nanna sarebbe bello, però è un po' sprecata, quindi niente. Tanto non fanno molto loro. Almeno, non sono mai riusciti a fare molto. Diciamo le cose come stanno. Infatti, è pronto la lancio. Io ho paura adesso, perché credo che possano shottarmi, Voglio vederlo da una parte, ma dall'altra ho un sacco paura. Mi si incastra il tasto B. Non va bene. Tasto B. Non mi ha fatto così male, comunque. Pensavo peggio. Pensa che devo cambiare il controller più presto. A posto. Sono stati più facili del previsto, in realtà. Scusami, che c'è qui dentro? Ho detto. Se io mi trovo dal cazzo, no? Tu poi mi segui. È chiusa. Com'è chiusa? Questo è un problema, se è chiusa. Perché di qua mi sa che vado solamente avanti. No, di qua c'è palesemente il boss. Mario level up. Impari qualcosa di nuovo? Assolutamente no. Uno di attacco. Non devo neanche pensarci. Bowser. Ma buongiorno. Mi sa che anche te sarà. Infatti, decisamente. Pure Mello. Madonna, oggi è il giorno dei level up. Ripeto, oggi è dei level up magici soprattutto, anzi. Ma se di qua vado avanti.
Come faccio a entrare lì dentro? Non credo che io debba sconfiggere le statue, onestamente. Però c'è questa porta qui. No, ci sono più porte, amici. Non so dove cazzo devo andare. L'ho pure stordito. L'ultrasalto stordisce i nemici. È una cosa che abbiamo visto. È molto interessante. Ah, lui, ecco dove l'ho già visto. Lui è il tizio che mi beccava nella cascata con la forchetta. Sciroppo reale. Buono, posso usare quello d'acero senza implodere. Allora, salviamo. Delle terme. Sì, in realtà. Se dico di no, riceviamo un'acqua speciale dal vulcano Barrel. Aiuta a guarire tutti i tipi di malattie, ma solo il re può farci il bagno. Che pezzo di merda. Valentina ha un nuovo enorme. Ha un uovo enorme nella stanza di mezzo. Ogni tanto sputa le uova e se ti protegge le uova rimbalzano via. Un tuffo nelle terme rimetterebbe il re in sesso in un secondo. E allora perché non lo fa? Perché Valentina lo impedisce. Mazzofiori. Mazzofiori è buono. Mazzofiori è ottimo. È una guardia qui. Fino a quando Valentino mi ha tolto tutte le chiavi, dandomi ben servito. Perfetto. Sì, la voglio perché è universale. Sì. Dark Souls. È un Souls-like. Non mi interessa sapere che uso ne farai. Chiave del castello 1. È una chiave del castello. Ok. Non è molto eloquente la descrizione. Però, intanto. Qui. Ci sono i segreti. Ma, no, non può essere tutto qua, ragazzi. Cazzo, ho trovato il segreto della vita, non può essere questo. Su, una moneta rana. Ma scusami. Adesso la mia domanda è, la stanza in mezzo è quella in cui si va avanti, a logica? Sì, perché questa è un vicolo cieco, perfetto. L'ho aperta. Oh no, c'è l'uovo. La didà, ecco qui, un uovo grande. Ti darà molti nutrienti per crescere grande e forte. Oh, Mario è già qui, è proprio veloce. È l'uovo di Link's Awakening, in realtà. Sono così solo. Vuoi giocare con me? Sì? Grazie. È una boss fight? Ed è di colore diverso, tra l'altro. Io non so se voglio attaccarlo, però potrebbe essere... ostile. Cioè di no. Allora mi curo tutti prima. Proviamo. Devo romperlo. Devo rompere l'uovo. Per qualche motivo questa cosa mi ricorda il gioco di Lilo e Stitch. Non so perché. Ah, è lei. Birdo. Sono Birdo. Si è notato. Porca Eva. Lei l'avevo già vista, non so dove in realtà. E super fiamma. Abbiamo visto che il suo sprite è anche l'uovo. Perfetto. Non gli faccio niente. A questo punto non so se posso neanche allenarla, ma io ci provo. Allora, ha preso danno, non so se si è avvelenata però. Super salto. Ultra non c'è bisogno. Non le faccio un cazzo. Questa cosa non va bene per niente. Provo tutto. È la cosa che io ho fatto di più, ma mi sta facendo male. E anche tu a me. Approfitta finché è caldo. Minghe. Ma non le faccio danno. A parte che se sbaglio poi è un altro problema. Provo ad aumentarla. Però la vedo difficile. E infatti non potrebbe mai funzionare purtroppo. Anche perché l'avrei colpita subito dopo. Quindi che ha senso aveva? Nessuno. Forse sarebbe debole del fulmine per Mellow. Però non ho Mellow con me. Quindi anche se lo fosse. Vabbè, piano piano. Non morì. È morto, perfetto. Mi sa che questa volta ho giocato il tempismo però, perché Bowser è full, quindi effettivamente devo premere il tasto Y a tempo. Non ho capito quale sia il tempo. Oh, non ti lascerò mai andare, sei così carino. Non è previsto in realtà, aveva molta poca vita. Io non so se finire la zona adesso, perché la parte comincia già a essere lunghina. Chiave castello 2, perfetto, apre quella porta. Il problema... A parte che l'uovo di nuovo full e vabbè. E che non so. Io avrei quasi finito. Dai, andiamo un po' avanti. Lo faccio per voi. Quanto avanti devo andare però? Ecco. È quello che non volevo succedesse. Mi sa che devo colpire la torre. Stella Shake e level up di Peach. Sì, attacco magico. Aspetta, l'attacco magico però. Credo che attacco magico conti anche per quanto riguarda le magie di cura. Quindi sì. E poi non sappiamo se avrà mai un attacco magico effettivo, eh.
Anche questa è chiusa. Mario! C'è una nota, leggiamolo. È quello che volevo fare, Mellow. Renimus sta riposando. Vi darò a correre nei corridoi. Regina Valentina. Questo vuol dire che mia madre e mio padre sono qui. Eh sì, ma è chiusa. E dovremo sconfiggere il boss. Oppure no. Ah, e Bowser ci apre la porta. State indietro. No, lo so. Che succede? Se mio padre è veramente malato, non dovremmo fare rumore. E ho capito. Vabbè, sconfiggiamo Valentina, raga. Sì, ma allora la porta. No, Zunderino. Ehi, tu, ascolta. Non rivolgiti mai e poi mai in quella maniera al capo della Tuppa Cupa. Oh, come fai in... Bowser? Farò finta di niente per questa volta. Ma che non succeda di nuovo. Tutto da sola ha fatto, Regina Valentina. Regina Valentina. Questi sono nemici. Sono nemici. Però stanno bravi lì se non li tocco. Quindi mi sa che non li toccherò mai più. Allora, siamo al boss. Quindi a questo punto... No, c'è un altro. C'è un altro Tuppa XL. 3 Cupa XL. Evviva! Quanta exp? 32. È tantissima 32. E infatti Genoa raggiunge il livello 17. Ok. Impara Lampo Genoa. Lampo Genoa sarebbe da provare. Sarebbe molto interessante. Non c'è neanche la... Ok. Regina Valentina. Quella creatura che ha battuto Smilax, chiamato Mario, è qui. Quindi Smilax è la tua. Ma porca troia. Ma io... Vabbè. Mario? Come si vede un Mario? Ha un baffo folto, basate lunghe e un paio di gambe forti. Ma perché tu... C'è stata ossessione col salto. Ho l'impressione di aver visto prima questo Mario. Eh sì, è proprio lui. Aspetta, certo. Era quella statua che Garro ha appena consegnato. Cosa faremo? Cosa faremo, Valentina? Beh, di sicuro non rimarrò qui ad ascoltare le tue chiacchiere. Per esserti franca, non sono proprio preoccupata. Senza questa chiave, il re non potrà andare da nessuna parte. Oh, 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 oh. Credo che lei rida come Kefka. Silenzio. Ho detto di fare silenzio. Ma cosa? Quella non è una statua. Quello è Mario. Valentina, dammi quella chiave. Ora. Che maleducato. E tu chi diavolo saresti? Io sono un vero principe. Ecco chi. Insolente. Come ti permetti di spiegare come sono private? Ma ti ascoltavo a una distanza di 10 km. Effettivamente. Non parlo con i maleducati. Me ne vado. Addio, idioti. Valentina è scappata. Dovrei filarmela anche io. Quindi, altra boss fight con Poppo, come si chiama lì? Dodo? E io credo che abbiamo perso l'opportunità. Credo sia meglio muoversi. Forza, andiamo a prenderli. C'è un salvataggio! Io non so se voglio continuare, però... Questi sono nuovi? Allora, ragazzi, se c'è un salvataggio, vuol dire che la cosa comincia a farsi lunga. Quindi, questa sezione del castello, più boss fight, più robe dopo, la facciamo nella prossima parte, perché altrimenti questo video non finisce più. Io vi ricordo che faccio live su Sito Viola tutti i giorni alle 2, ho un canale Discord che trovate qua in descrizione. Se volete supportarmi potete farlo sia con Patreon sia appunto sul Sito Viola con iscrizione gratuita o non. E a questo punto, da GPJ, al prossimo video!